La storia che vi sto per raccontare non è lineare. È il frutto di incroci, di casualità, di incontri e di vite diverse. E si potrebbe considerare il sequel di un racconto molto noto, perché comincia esattamente con la fine di un'altra storia. Quindi partiamo proprio da qui, dalla fine. Siamo in Bolivia. È il 9 ottobre del 1967. Penombra. Nonostante fuori ci sia il sole, l'unica luce che filtra all'interno della stanza è quella che riesce a passare fra le tavole sconnesse delle imposte e dell'esile porta di legno. Sul pavimento di terra battuta ci sono due corpi morti. Contro la parete c'è una panca sgangherata e sulla panca un uomo seduto vivo. È vivo, ma è indebolito dalle ferite. È sporco e stanco e sa che sta per morire. A un tratto la porta si apre timidamente, spunta prima di tutto la canna di un fucile. Lo imbraccia un ragazzo in divisa che entra barcollando. Quando è dentro, guarda l'uomo alzarsi. Lo fissa senza muoversi, con il fucile saldo in mano. «Lo so che sei venuto a uccidermi». Pausa, silenzio, niente. Alza la voce. «Dai, codardo, stai solo per uccidere un uomo». Parte la prima raffica. Dovrebbe essere un'esecuzione, ma i primi proiettili colpiscono solo gli arti. L'uomo è in terra, si morde un polso per non urlare e aspetta che l'imbecille finisca il suo lavoro. Delle 9 pallottole, solo una è letale. Che Guevara è morto. Le foto che gli verranno scattate poche ore dopo faranno il giro del mondo e ne sanciscono il martirio e la consacrazione. Un Cristo del Mantegna steso su un tavolo dell'ospedale di Villa Grande. In una di quelle foto, ad alzargli la testa a favore di camera, per favorirne il riconoscimento a mo' di trofeo, non per rispetto né tantomeno amore, c'è un militare boliviano. Si chiama Roberto Quintanilla Pereira. Non è lui quello che ha ucciso il Che. Nemmeno ha dato l'ordine di ucciderlo, che quello spetta al presidente, ma è colui che ha coordinato l'operazione e che si fregia della morte di Guevara, decidendo di straziarne il cadavere, facendogli mozzare le mani e spedendole prima a Buenos Aires e poi a La Habana, a Fidel, per un riconoscimento ufficiale, dirà. Un oltraggio del tutto innecessario, un'ulteriore offesa. Un gesto con cui si attirerà la sete di vendetta di molti, molti guerriglieri. Le mani morte di Che Guevara firmano la condanna a morte di Quintanilla. Sempre 67, sempre Bolivia. Una ragazza alta, bionda e con gli occhi azzurri, di una bellezza disarmante, dicono alcuni. Guarda con occhi increduli quelle immagini alla TV. Si riempie di lacrime, poi di odio. Anche lei è preda della sete di vendetta. Il suo sguardo si concentra proprio su Quintanilla. Questo è il momento in cui tre vite si incrociano. Quella di Ernesto Che Guevara appena finita, almeno quella terrena, quella di Quintanilla e quella della ragazza che si chiama Monica Ertol. E questo è anche il momento di raccontare la sua storia dall'inizio, anzi, da prima. Monica è una delle figlie di Hans Ertol, nato a Monaco nel 1908 ed emigrato in Latino America nel 1950 percorrendo la Via del Ratto, la Red Line, quel percorso per molti, ahimè, di sola andata, che dalla Germania nazista portava la salvezza ai collaboratori del Reich. Hans Ertol era un fotografo e un regista.
pur non avendo mai fatto parte ufficialmente del partito nazista, era considerato il fotografo fidato di Rommel. Nella Germania del dopoguerra, quelli come lui, quando non venivano condannati, erano comunque banditi da qualunque lavoro. La fuga, l'autoesilio erano praticamente l'unica via di salvezza. Dopo un periodo in Cile, Ertl e la sua famiglia si fermano in Bolivia, dove Hans compra una grande casa in mezzo alla selva e si dedica a realizzare documentari sulla natura. La Dolorida si chiamerà la casa dalle parti di Chiquitania, nella zona di Santa Cruz. Monica impara da lui a girare, è la sua assistente alla fotografia ed è brava. Hans non ama essere chiamato nazista, né mai mostra odio o disprezzo nei confronti degli ebrei. È un personaggio strano. Innamorato del cinema, è quasi una vittima delle ideologie del suo tempo. È affezionato alla sua giacca da militare nazista e allo stesso tempo condanna le nefandezze della Germania del Terzo Reich. È antropologo, etnologo, documentarista di fama mondiale, inventore, tra l'altro, di tecniche di ripresa subacquea. Alpinista, esploratore, pacifista e amico dei nazisti, tutto in un unico uomo. Monica e il padre vanno d'accordo. È la figlia preferita. Le insegna a sparare e Monica, dice lui, spara bene come un uomo. Monica, crescendo, inizia a essere sempre più sensibile al destino delle minoranze, in particolare a quello degli indios boliviani. Inizialmente non viene presa troppo sul serio, né dalla famiglia né dai vari personaggi che frequentano casa Ertl, tutti della Bolivia bene, potremmo dire, quasi tutti di origine tedesche. Uno in particolare, specialmente vicino agli Ertl, si chiama Zio Klaus. Lo Zio Klaus, Klaus Altmann, viene presentato a Monica come un fuggitivo ebreo. Niente di strano, viste le posizioni del padre, ma la verità è molto diversa. Klaus, di cognome, fa Barbie ed è conosciuto nel mondo come il macellaio di Lione. Lo Zio Klaus è un ex SS, ex Gestapo, torturatore e omicida. Ma non solo. Dopo la guerra viene assoldato dalla CIA come consulente e si trova in Bolivia proprio per un lavoro di intelligence. Nel suo campo è bravo e farà carriera. Per intenderci, è l'eminenza grigia che aiuterà a orchestrare il golpe boliviano del 1980. Ma per ora, nella nostra storia, è solo un affezionato amico di famiglia, il cui passato è oscuro ai più, ed è il caro zio Klaus di Monica. La ragazza cresce e, nonostante le sue idee, cerca di percorrere la strada che la sua famiglia si aspetta. Ora, forse non è evidente, ma una persona bionda, con gli occhi chiari in Sud America, soprattutto negli anni 50, ha vita facile. Può contare su un rispetto e delle attenzioni che chiunque altro deve guadagnarsi duramente. E infatti lei frequenta solo il jet set, mentre lavoro e denaro non le mancano mai. Si sposa bene, come si dice, con un ricco boliviano di famiglia tedesca. Ma dopo poco Monica si stanca. È perfettamente consapevole di essere una moglie trofeo. Bionda, bella e intelligente com'è, è il massimo poterla esibire in società. Ma lei non ci sta. E con il divorzio la sua vita prende una svolta decisiva, perché coincide con la morte di Che Guevara, che per lei era stato simbolo e idolo nel suo essere vicino agli ultimi. Monica non solo lascia il marito, ma anche la sua vita per come era stata fino a quel momento. Le sue idee, i suoi valori, emergono in modo netto e decide di abbracciarli. Prende contatto con l'Esercito di Liberazione Nazionale della Bolivia ed entra a farne parte. Insomma, Monica Ertl diventa una guerrigliera a tutti gli effetti.
Il padre la sbatte fuori di casa e lei perde ogni contatto con la famiglia. Cambia nome, diventa per tutti Emilia, che significa più o meno ragazza indigena. Siamo ormai alla fine degli anni 60 e il suo primo periodo all'interno dell'esercito di liberazione è piuttosto passivo da un punto di vista del combattimento. Monica è una buona organizzatrice e si occupa della gestione di alcune delle attività del movimento. Trova luoghi adatti all'addestramento nella selva boliviana. Dopo la morte di Che Guevara e dopo essersi giurata vendetta, si occupa di nascondere Inti e Chato Peredo, quelli che avrebbero dovuto sostituire il Che alla guida del movimento guerrigliero. Intanto il padre Hans, coerente nelle sue continue contraddizioni, inizia ad avvicinarsi idealmente ai valori della figlia. Ma l'unico loro contatto sarà una lettera che Monica gli manderà da un accampamento nella selva, in cui gli dice soltanto: «Non vi preoccupate per me, sto bene». Nel 1970 prende parte a una rapina in banca a La Paz, con lo scopo di trovare fondi per finanziare la causa. Viene riconosciuta la sua auto, ma lei non viene catturata, né lei né i complici. Quella con Inti, intanto, è diventata una relazione che va oltre la lotta e gli ideali. Monica è innamorata di lui e al suo fianco combatte fino a quando Inti viene fatto prigioniero e poi torturato e poi ucciso da Roberto Quintanilla. E torniamo un attimo da lui, da Quintanilla. È l'uomo più inviso alla sinistra mondiale, una sorta di nemico politico numero uno. Non solo si è macchiato del crimine contro Che Guevara, ma ha continuato a torturare e assassinare indisturbato. Lui è perfettamente consapevole di essere odiato, così come ne è consapevole il governo boliviano. Per questo viene deciso che non può più rimanere in patria. È troppo pericoloso. Così lo mandano a 11.000 chilometri di distanza, ad Amburgo, nel ruolo di console. Quello che Quintanilla non sa è che è solo molto lontano, ma non è per niente al sicuro. Monica, dicevamo, è brava a pianificare e a programmare ed è terribilmente tenace. La sua sete di vendetta dopo la morte del compagno Inti non ha fatto che crescere. Così decide di organizzare la sua rabbia. I dettagli in questa parte di storia si fanno sfumati, coperti da segreti e mancanza di testimonianze. Ciò che sappiamo è che Monica, nel marzo del 1971, parte per la Germania, per Amburgo per essere precisi, e sappiamo anche che qui le verrà data una parrucca e, con l'aiuto di Gian Giacomo Feltrinelli, l'editore e attivista, entrerà in possesso di una Colt Cobra 38 Special, un revolver pesante e tozzo con la canna corta, forse non preciso nelle grandi distanze, ma perfetto per stare in una borsetta. Sappiamo anche che Monica diventa un'australiana che ha dei problemi col visto per andare in Bolivia, motivo per cui deve recarsi al consolato. E siccome il problema è piuttosto complicato, deve incontrare direttamente il console Quintanilla. Quest'ultimo non sarà una bella persona, ma non è nemmeno stupido e svolge il suo lavoro di console sempre in compagnia di guardie armate. Lo sa di essere famoso o famigerato, che dir si voglia. A veder bene, Quintanilla, come molti, non è stupido finché non incontra una donna bellissima, perché è proprio lui che invita la giovane australiana a un secondo incontro da soli per vedere se si può trovare una soluzione al suo problema con il visto. Lei sfoggia il suo migliore sorriso e prende appuntamento. Il primo aprile del 1971
un'elegantissima trentenne attende nella lussuosa sala d'aspetto del consolato l'arrivo di Quintanilla. L'appuntamento è per le 9:30, ma il console è in ritardo. Lei si alza, cammina nervosamente per la stanza e il tempo passa. 10 minuti, le 9:40. E di nuovo, come molti anni prima, molto distante da lì, una porta si apre lentamente e un uomo entra nella stanza. Ma stavolta la canna dell'arma è rivolta nella direzione opposta. Nessuna ultima parola famosa, nessuna frase celebre. Solo 3 colpi di pistola. Tutti a segno, naturalmente, perché Monica spara bene come un uomo. Tre colpi che risuonano forti per il palazzo del consolato, ma che restano, fortunatamente, inascoltati. E poi la corsa di Emilia giù per le scale e la parrucca bionda scagliata in un angolo insieme a un bigliettino di carta che dice «Victoria o muerte, Ejército de Liberación Nacional». Monica è la donna più ricercata al mondo e sulla sua fuga si sa ancora meno che della pianificazione dell'omicidio di Quintanilla. Ma ritorna in Bolivia, questo sì, perché è proprio a La Paz che Monica rimane uccisa in un'imboscata, l'ultima trappola di una lunga caccia durata 2 anni. È il 12 maggio del 1973. A cantare vittoria è il suo aguzzino, che ne ha seguito le tracce in giro per il mondo. Il caro zio Klaus, il macellaio di Lione. Oggi nel cimitero di La Paz c'è una lapide, una roccia che ricorda Monica Ertl. Ma non è la tomba, perché Monica una vera tomba non ce l'ha. Il suo corpo non è mai stato restituito alla famiglia. Klaus Barbie ha vissuto fino al 1991, morendo all'età di 77 anni in carcere in Francia, dove nel 1983, caduto il governo fascista boliviano che lo proteggeva, è stato finalmente estradato. Hans Ertl, il padre di Monica, ha vissuto il resto della sua vita in modo riservato, senza più pubblicare nessun documentario. È morto nel 2000 e non è mai tornato in Germania, dalla quale si sentiva tradito e perché mai gli ha riconosciuto il suo valore come regista e operatore. È sepolto nel giardino della Dolorida, la sua casa, che è oggi un museo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se